lei dorme ancora. Chissà dove saranno i suoi pensieri ora. Mi guardo dal di fuori come fossimo due persone. Osservo la mia mano che si muove, la sua decisione. Da fuori vedo chiaro, quel gesto non è vero, e sento che in quel movimento io non c'ero. Cerco un gesto naturale, per essere sicuro che questo corpo è mio. Cerco un gesto naturale, intero come il nostro. Io. Vola il tempo e vola la mia vita. Ciò che è passato non ritorna più. Bambini crescono, gli uomini muoiono, i partiti cambiano, i preti pregano. Lei che triste se ne sta, lei forse non lo sa che c'è la libertà di ridere ciò che vuoi, la libertà di ridere anche di quello che non hai, la libertà di ridere, sorridi più che puoi, non si può non ridere in mezzo a tutti questi guai. Voglio dire di una cosa che conosco bene, certamente non è un tema appassionante, in un mondo così pieno di tensione, certamente siamo vicini alla pazzia. Libero come un uomo. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. Libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero. Oggi al primo contatto di fronte a una donna c'è un po' di paura, credo che sia per il fatto che ormai è un animale di un'altra natura. Io sarei il sesso più forte e dovrei farle la corte, ma non ci vuol mica tanto per rendersi conto che fa tutto lei. Che paura, che paura, specialmente le donne di ora. Basta guardare la storia per dir che le donne sono state un po' oppresse. Forse è una mia sensazione, ma sembra che ora siano meno dimesse. Certo hanno poco potere, e questo è ingiusto e volgare, ma quando un giorno l'avranno, cosa faranno? Io solo lo so. Che paura, specialmente le donne di ora. Finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione.
La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia. La solitudine finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera. Te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, forse vuoi dirmi ancora no. Allora, attraverso com'è andata di Polimego? Molto divertente, secondo le aspettative non banale, però bello concentrato si fa. E i tiri sotto? Molto, molto belli esteticamente, è una via molto completa. Molto bello il tiro che arrivi proprio sulla porta al cielo, quello davvero minimo. Gli altri devi averne un po', però si fa, si fa. Comunque Masa e Merici sono stati capolavoro, grandi, capolavoro, bravissimi. Sì, bravissimi. Perdonami se puoi e resta accanto a me. Fra di noi forse nascerà un amore vero. Te lo leggo negli occhi. Jesus.